cosa ne pensi, come lo vedete voi, insomma? Ma come lo vediamo? Lo vediamo prima di tutto un atleta, un amico, e poi deve regolare un po' le protesi, diciamo. Noi amputati solo un piede, abbiamo come riferimento la gamba buona, quindi la protesi ci viene fatta. Noi andiamo forte grazie al nostro piede buono, non certo, grazie alla protesi. Perché questa è la differenza, no? Che tu senti la protesi con la spinta dell'altra gamba. Che la ditta che ci fa la protesi, prima ci fanno test, ma non test un giorno, test con avanti d'anni, man mano che miglioriamo deve migliorare la protesi, e quindi il nostro stop, diciamo, è il ritorno che ci dà la gamba buona. Lui, mancandogli tutti e due i piedi, hanno manetta, certo. E quindi vabbè, non dà fastidio, nei 400 metri potrebbe darmi fastidio, perché io sono fra i 3-4 più forti al mondo, se non ci fosse lui la medaglia sarebbe quasi certa, essendoci lui devo lottare, però io, la mia specialità principale è il salto in lungo, e mi ritengo fortunato perché ho qua un italiano doc che spero vivamente faccia i 9 metri, così io faccio i 7 metri e cerco. Quanto fa sui 7? Io quest'anno vorrei tentare di essere il primo disabile al mondo a dare sopra i 7 metri, e spero vivamente che mi ci accompagni lui facendo le 9. Diciamo che la mia fortuna è lui, ma anche lui è un po' fortunato perché a me manca il piede. Grazie. Concentratissimo anche tu. Sì, no, assolutamente, quest'anno sarà una bella annata, diciamo. Che posso ripetere la battuta che ho fatto in radio, mi odierà a morte: il fisico di Will Smith, la voce di Martufello. È sempre bella, io non riesco a farle. Come sta andando la preparazione? Innanzitutto, come ti prepari? Tuffandoti, credo, no? Sì. Sì, noi prima di andare in piscina comunque facciamo sempre un'ora di palestra a secco, quindi prepariamo i tuffi in palestra, insomma, a terrassoni, e poi si va in acqua. Ah, questa la sapevi, Dario? Cioè si tuffano sui materassi, che non è male. No, è carino quando lei dice ci... Non di testa, esatto. Ci arriviamo a secco. A secco non è male, anche quella, sì, come la tintoria. Veniamo alla, insomma, alla nostra Chioccia. Noi ti chiamiamo Chioccia perché, diciamo, sei quella con più esperienza del gruppo, che può dare esperienza a Pechino, prima di tutto per la lingua. Tu come te la cavi con l'italiano? Lo scopriremo dandoti il microfono. Soprattutto, prima di tutto, devo fare auguri a tutti. Perché bocca al lupo, perché auguri a casa mia. No, io attento di dire che auguri, perché oggi è Capodanno cinese. Come sono cinese, faccio auguri a tutti. Bene. Quindi diciamoli anche in cinese. Quest'estate sono tornata in Cina a fare vacanza, ho scoperto un posto bellissimo, si chiama Hainan, è un posto stupendo, quindi ho mandato mio marito, anche figlia, ho fatto 3 mesi di vacanza in questa isola, quindi non vogliono più tornare. Però loro sono lì da soli, ok? Però adesso tornano. Adesso tornano. Però sono stati lì e il marito non sa una parola di cinese, questa è la notizia, quindi praticamente faceva la figlia da traduttore, no? Sì, la figlia bravissima, mio marito sa contare numeri, da 1 fino a 500, le altre niente. Allora soprattutto la mia figlia, che parla bene cinese, che io ho insegnato quando era piccola, quindi quando fanno viaggio in Cina, lei fa il biglietto, chiedere strada, che tempo fa, tutto fa lei. Perfetto, aveva ragione Dario. Hai notato, insomma, hai detto conto da 1 a? A 10. No, ha detto da 1 a? 500. Da 1 a 500. Come c'è la lunga mano, se l'hai capito. Da 1 a 500 della Fiat, non nominavamo Fiat da 5 minuti.